Buonasera, ben trovati con le breaking news del pomeriggio. In primo piano la gaffe della regione questa mattina: deserto il teatro Tenda, nonostante ci fossero dottori pronti per somministrare il vaccino. La regione di fatto ha sbagliato la convocazione, perché ha chiamato gli over 80, peraltro nella stragrandissima maggioranza già vaccinati dai medici di base. E in mattinata, quando si sono accorti dell'errore, sono stati costretti a correre ai ripari, usando una metafora, andare in calcio d'angolo e richiamare le persone fragili. Succede anche questo. Manifestazione in A1 di protesta dei ristoratori di Tutela Nazionale Imprese Italia. Autostrada bloccata nel tratto tra Incisa e Valdarno, grossi disagi. Ci sono stati anche momenti di tensione quando un automobilista ha cercato di forzare il blocco, e per fortuna solo una contusione alla spalla per la persona investita, che poi ha costretto anche a intervenire ai poliziotti della Polstrada di Firenze Nord. L'uomo è stato fermato e identificato poco dopo, però i disagi continuano. No, no, sono previste manifestazioni anche ad Arezzo. E poi grossa operazione della squadra mobile di Arezzo, che ha scoperto uno spacciatore in città di origine albanese con un ingente quantitativo di droga, un chilo di roba di vario tipo, e naturalmente per lui sono scattate le manette. È tutto con le breaking, appuntamento alle prossime edizioni.